Dopo la pittura e la poesia, l'artista Enzalo Monaco si cimenta anche nella scrittura di romanzi. Presentata infatti nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, l'opera prima dell'autrice Nissen Una stanza piccola, un racconto autobiografico che ripercorre varie tappe della sua vita, comprese quelle più difficili, e che vuole lanciare un messaggio di speranza e rinascita alle donne vittime di violenza. Cioè, 10 anni fa ho cominciato a scriverlo per me. Poi così conoscendo Rosanna Rovello, sentì che avevo scritto, mi disse fammi leggere quello che hai scritto. E le piacque, mi disse guarda se lo completi, se lo arricchisci può diventare un libro. Poi l'ho lasciato da parte per 7 anni, non l'ho più toccato. E 3 anni e mezzo fa l'ho ripreso, era a Catania e l'ho completato. È una biografia romanzata, è la mia vita, però c'è molto della nostra Caltanissetta, della Sicilia di 50 anni fa, quindi riprendo proprio degli scorci, dei ricordi lontani. C'è anche di Catania, della Puglia, cioè dei luoghi dove ho vissuto. Poi c'è il mio vissuto che è centrale, che è un vissuto abbastanza un po' pesante, diciamo, a livello di donna, cioè per un matrimonio che non è andato bene, e quindi diciamo che l'ho dedicato alle donne, contro la violenza alle donne, che può essere di tutti i generi, dalla violenza fisica a quella psicologica, che poi si ripercuote sempre sulla fisica, la violenza economica. È stato editato proprio perché può far bene alle donne, cioè è un qualcosa che è valso per me farlo e può valere per le donne, per dare coraggio, per dare una spinta, perché ce la possiamo fare. Un incontro moderato dalla professoressa Vitalia Mosca e presentato dalla storica Rosanna Zaffuto Rovello, tra gli interventi anche quello di Fabio Ruvolo, che con la sua cooperativa si occupa anche di donne vittime di violenza. L'incontro rientra tra gli appuntamenti dell'assessorato della cultura del comune di Caltanissetta e quello del 17 maggio in particolare ha visto anche il coinvolgimento della società nissena di Storia Patria. Numerosi gli eventi in programma anche nelle prossime settimane. Proprio in questi giorni, nell'ambito del patto per la lettura, è stato istituito in città un tavolo di coordinamento, così come spiega l'assessora Marcella Natale. Abbiamo fatto una riunione con tutti i firmatari del patto per la lettura della città di Caltanissetta e è stato designato un tavolo di coordinamento delle attività composto da Milena Venia, Renata Accardi e Michael Miccichè. Perché tengo a sottolineare questa notizia? Perché cercheremo di portare avanti tutte le iniziative legate alla promozione della lettura in maniera più organica, perché per esempio in questo momento siamo nel maggio dei libri, abbiamo al piano superiore una mostra straordinaria sul libro d'artista e quindi dobbiamo sempre far sì che la città si appassioni e ami la lettura, che può tanto per la coscienza civica di ogni cittadino.